Io lo so che io non sono solo, anche quando sono solo. Il Gran Premio dell'Ungheria è un evento che spesso non regala tante emozioni, ma negli ultimi anni è divenuto addirittura la prima volta per diversi piloti. Parliamo di Fernando Alonso, la sua prima vittoria in Renault, Jenson Button nel 2006 con la Varonda, e quest'anno, nel 2021, è arrivato Esteban Ocon. Parleremo infatti di una Alpine in forma, parleremo di una partita bowling per quanto riguarda la partenza, come dichiarato da Charles Leclerc, parleremo di Verstappen, del recupero di Hamilton, ma tutto quanto dopo la sigla. E bentornati cari ascoltatori della Rossa nel Cuore, io sono Luis, Io siamo Matteo. Ferrari Formula 1, la Rossa nel Cuore, come sempre sotto il video, tutti i link per seguirci sui social. E din din, campanellina per essere aggiornati sui nuovi video. Allora ragazzi, partendo dalle premesse del weekend, ci si aspettava comunque una gara bloccata, vista anche la configurazione del circuito. Partendo già dalle prime prove libere, si è vista comunque una Ferrari, che su questo circuito in passato è andata molto bene, in grande difficoltà, soprattutto a livello di temperature di gomma e anche di modifica del setup della macchina. Sempre la lotta al vertice tra Hamilton e Verstappen, quindi Mercedes Red Bull a dettare il passo, fin dalle qualifiche del sabato che ha visto protagonista sempre Lewis Hamilton a conquistare la sua pole position dopo addirittura diverse gare che non arrivava. Sì, la rivalità fra Hamilton e Verstappen, ci si aspettava un Gran Premio molto lottato fra i due, solo che in qualifica Hamilton rifila addirittura 3 decimi all'olandese. Prima fila tutta Mercedes, un Gran Premio che in Ungheria non ci si aspettava la pioggia, ma la pioggia è arrivata. Esatto, partenza leggermente umida, quindi i piloti sono molto indecisi sulla scelta delle Sì. gomme, se tra mettere le slick, perché la pista sta asciugando, e le intermedie. L'unico a partire con le slick è Antonio Giovinazzi, che durante il giro di formazione appunto rientra ai box per poi partire ovviamente dalla pit lane. Iniziando dalla partenza però si nota subito un Valtteri Bottas che parte ovviamente molto male. Si fa sorpassare ovviamente da Max Verstappen, Norris e addirittura Sergio Perez. Un Valtteri Bottas che poi a fine gara ha dichiarato anche: in quella situazione mancano punti di riferimento per la frenata, ovviamente sbaglia. Va al bloccaggio degli pneumatici anteriori andando a sbattere contro il povero Norris. Sì, da lì in poi succede un vero e proprio domino, nel senso che dopo questo tamponamento Norris appunto impatta contro Verstappen e successivamente Bottas anche Esatto. contro l'altra Red Bull di Sergio Perez, provocando un vero e proprio patatrac in prima curva. Tutto ciò ne approfitta ovviamente Lewis Hamilton che scappa via da solo senza aver avuto nessun tipo di disturbo. Dietro invece un altro incidente che vede coinvolto stavolta la Ferrari di Leclerc. Esatto, Lance Stroll frena troppo tardi, o diciamo anche lui non ha avuto grandi punti di frenata, forse è stato anche distratto da ciò che è successo davanti. Ha cercato di evitare Leclerc passando addirittura sull'erba, cosa sbagliatissima perché sul bagnato già l'asfalto è scivoloso, poi sull'erba non ne parliamo. E automaticamente va a sbattere sulla fiancata del Monegasco, rovinando ovviamente tutta la pancia della Ferrari. Leclerc che poi va a scivolare anche contro Daniel Ricciardo, che quest'ultimo va in testa a coda. Diciamo una manovra veramente Sì, avventata è quella di molto Stroll, rischiosa. ovviamente considerando anche la pista scivolosa, l'erba soprattutto e il fatto che ovviamente non c'era spazio da nessuna parte per poter fare un sorpasso. Quindi poi ovviamente la decisione della FIA è molto giusta perché comunque le 5 posizioni che poi sono state date sia a Bottas che a Stroll nel prossimo Gran Premio sono più che imputabili. Nell'ultimo settore poi si ferma anche Sergio Perez, probabilmente un danno causato dal contatto con Valtteri Bottas. Tutto ciò arriva alla bandiera rossa, quindi Esatto. tutti ai box e si ripartirà sicuramente poi da fermi. Dietro le quinte però diciamo del Gran Premio, un Charles Leclerc è molto frustrato, addirittura anche arrabbiato, dicendo che questo Gran Premio è stato praticamente una partita bowling. Dispiaciuto ovviamente dal ritiro perché era un Gran Premio dove sicuramente Ferrari poteva fare molto bene. A tutto ciò però ne approfittano ovviamente i piloti che non sono stati coinvolti in nessun tipo di incidente, cioè Ocon, Vettel e anche un Carlos Sainz che dalla quindicesima posizione in quarta posizione si ritrova. Esatto, veramente uno scalo di classifica importante per Sainz che poi condurrà ovviamente la gara comunque ai vertici del Gran Premio. E un fatto particolare ovviamente subito dopo la bandiera rossa qua alla ripartenza è stato il fatto che i piloti poi sono rientrati ovviamente tutti per cambiare le coperture passando dalle intermedie alla slick, cosa che non ha fatto ovviamente il povero Lewis Hamilton che ovviamente pensava Eh sì. che continuassero tutti sulla strategia
dalla Mercedes, ciò non è successo e è dovuto partire appunto da solo. Non ho mai visto una partenza del genere in No, Formula manco 1 io. e si può dire che sia una cosa storica. Preso in giro un po' dai piloti indietro, Ocon è stato il primo ovviamente perché era dietro all'inglese ad entrare in box e quindi tutto il trenino dietro di lui. Alla partenza emozionante di Lewis Hamilton, ovviamente in poche curve gli altri piloti l'hanno raggiunto e quindi Mercedes ha dovuto richiamare Lewis Hamilton, farlo entrare in box per cambiare le gomme e quindi si è ritrovato in ultima posizione. Una classifica completamente mischiata, poi vediamo. Durante il Gran Premio con Vettel e addirittura Latifi nelle prime tre posizioni, seguiti poi Esatto. da. Tra i primi 10 si ritrovano anche Mick Schumacher, Fernando Alonso e anche la Williams di Russell, che punta ovviamente a fare buoni punti. Diciamo che davanti la questione resta abbastanza stabile, Sì. la vera gara si trova più o meno in fondo con Verstappen e Hamilton che cercano il disperato recupero, soprattutto per il trenino che si è creato con Schumacher, con Raikkonen. Mick Schumacher che comunque si è difeso molto bene, ha cercato di portare almeno a casa un punto, cosa che poi è divenuta molto difficile. Ma la differenza tra Hamilton e Verstappen la troviamo soprattutto perché Verstappen aveva un grande danno Sì, alla sua vettura. Infatti molti si sono esatto. chiesti ma come mai Verstappen non è riuscito a recuperare posizioni mentre Hamilton sì. Ovviamente Mercedes ha una vettura molto più, si può dire, competitiva. Però come vediamo in questa immagine il dashboard appunto di Max Verstappen era completamente sparito. Esatto, e quindi non aveva più il vantaggio il pilota olandese di poter usufruire appunto dell'aerodinamica esatta per cercare di essere più veloce di quelli che precedevano la propria vettura. E un Verstappen che, come anche io ho detto a inizio video, è stato molto sottotono in questo Gran Premio, esclusa ovviamente la parte dell'incidente. Anche in qualifica, ovviamente, è stato molto frenato da Hamilton, anche per quanto riguarda il giro veloce. Un Alpine, invece, in particolare, che ha fatto veramente man bassa di punti in questo Gran Premio, sia con Ocon, il vincitore, sia con Fernando Alonso, che poi è arrivato, quarto al traguardo. Un Esteban Ocon che ha dominato tutto il Gran Premio, seguito da un Sebastian Vettel, diciamo, indemoniato, e ha Esatto. cercato di sorpassarlo in ogni modo, addirittura cercando pit stop anticipati, eccetera. Esteban Ocon che poi, durante tutto l'inseguimento di Vettel, riesce comunque a portare a casa la prima vittoria per Alpine in Formula 1, ma soprattutto per il francese, che diciamo Alpine se lo merita. Ha Sì. avuto tanti alti e bassi in questa stagione, e finalmente è arrivato. Diciamo un sospiro di sollievo anche per Fernando Alonso che l'anno prossimo spera almeno di lottare per il mondiale. Altra gara molto importante è stata quella di Aston Martin. Solo ovviamente con Sebastian Vettel secondo al traguardo, mentre un Lance Stroll ovviamente da dimenticare, un Sebastian Vettel che poi con l'amaro in bocca ovviamente hanno tolto come sappiamo, il secondo posto in griglia per un controllo a fine gara del carburante, che ovviamente non ha lasciato scampo alla squalifica, post gara. Esatto, a tutto questo Aston Martin comunque ha fatto un reclamo alla FIA chiedendo di controllare di nuovo la vettura perché secondo Aston Martin c'è ancora della benzina a bordo della vettura, quindi diciamo che la scuderia inglese cerca di nuovo di far controllare la propria vettura, ma credo che ormai i patti siano quelli, la FIA non cambierà idea. E diciamo che è una regola, adesso non so esattamente bene che cosa dice il regolamento, ma se parliamo soltanto di finire la gara con una certa quantità di benzina, questo non permette ai piloti mai di spingere al massimo Sì, esattamente, e quindi toglie un po' di spettacolo. cioè, ovviamente anche in passato si è visto che i piloti nell'arco di una gara, nella completezza del GP, hanno dei periodi in cui gestiscono appunto il carburante. E tutto questo ovviamente non dà merito allo spettacolo perché il pilota non può spingere sempre al massimo, non può dare il suo grande potenziale. Ecco. La cosa del carburante, lasciami dire che è anche una regola abbastanza relativa perché se il carburante è quello, finisci la gara con quello, ovviamente la penalità non dovrebbe essere data. Però, secondo il regolamento attuale, ci deve essere un minimo di benzina a bordo per essere controllato da FIA. Con la squalifica di Sebastian Vettel passa in seconda posizione non Carlos Sainz ma Lewis Hamilton che durante il Gran Premio ha fatto diversi sorpassi anche abbastanza spettacolari. Un sorpasso in particolare è stato quello su Fernando Alonso, un Fernando Alonso che si è difeso molto bene, diciamo, ha dato spazio a un Gran Premio importante per Alpine. Un Lewis Hamilton che ovviamente si è lamentato e Fernando Alonso a fine gara ha dichiarato se la FIA non mi ha detto nulla vuol dire che va tutto bene, una bella Esatto. bastonata all'inglese.
soprattutto per Fernando Alonso che diciamo si è ritenuto molto contento e ha detto ho dovuto cercare di difendere il più possibile le mie posizioni anche perché stava arrivando Hamilton e poteva anche addirittura prendere Esteban. Quindi una gran difesa anche del Fernando Alonso, pilota del giorno, Sì, ha anche per dimostrato questo. tutta la sua esperienza da grande campione qual è, e ovviamente ha aiutato indirettamente, non volutamente, Ocon nel portarlo alla vittoria. La felicità di Fernando, poi secondo me non si aspettavano mai una vittoria No, quest'anno. esatto. È molto, molto bello vederlo di nuovo così felice. Una Ferrari che invece, oltre alla scomparsa di Leclerc a inizio gara, purtroppo ha combattuto solo con una macchina che è quella di Sainz, che ovviamente grazie a tutti questi ritiri si è ritrovato lì davanti. Oltre alla rimonta di Hamilton dal fondo delle posizioni, alla fine si è ritrovato terzo sul podio. Ovviamente un podio non è stato vissuto purtroppo dallo spagnolo perché la squalifica di Vettel è arrivata ovviamente troppo in È ritardo. abituato però Sainz ormai a prendere quei podi Esatto, così. esatto. Diciamo che non gli dispiacerà comunque essere passato da quarto a terzo. Punti importanti che hanno permesso a Ferrari di risorpassare McLaren in campionato, visto che McLaren ha guadagnato solamente un punto con Daniel Ricciardo al traguardo. Parlando di chi ha meritato e ha sfruttato tutte queste situazioni di ritiri, eccetera, sono le Williams Esatto. con Latifi. E Russell in ottava e in una posizione, una Williams che finalmente porta a casa punti. Un Russell, ovviamente, che poi nelle dichiarazioni si emoziona tantissimo. Sì, un Latifi che ci aveva sperato di essere terzo o quarto comunque al traguardo, purtroppo poi la macchina non è molto competitiva in gara e anche le rimonte degli avversari sono state importanti. Una Williams che però ha portato a casa punti per la classifica costruttori, per il morale diciamo della squadra che da anni sta vivendo una situazione comunque complicata e per i soldi che ovviamente porterà poi a fine stagione la posizione appunto nella classifica. Williams non è più fanalino di coda, si può dire. Esatto, anche se comunque le premesse di inizio stagione consideravano ormai la Haas come diciamo la macchina che non va. Concludere un po' il Gran Premio, oltre alla penalità di Bottas e anche 2 punti sulla Sì, patente, entrambi. esatto, e anche di Stroll, a fine gara è stato anche richiamato Carlos Sainz perché presuntamente ha parlato via radio durante il giro di ricognizione, cosa che non si può fare, o almeno questo non me lo ricordavo. Esatto, non ce lo ricordavamo che durante il giro di ricognizione non si potesse parlare col proprio ingegnere. Esatto, e questa cosa diciamo l'ha fatto arrabbiare un po' a Sainz, infatti ci sono alcune telecamere che lo riprendono proprio scuro e Sì. Esatto. arrabbiato. Speriamo non si rischi la squalifica, ma credo che ormai il premio sia già finita. Se ha parlato durante il team radio sarebbe stato penalizzato durante il Gran Premio. O comunque in contemporanea con la squalifica di Vettel. Esatto, sì. Tante regole abbastanza inutili, si può dire, in Formula 1, in questo Gran Premio soprattutto si sono viste molte penalità. Adesso si va alla sosta estiva, cosa che Leclerc sperava di iniziare felicemente. Esatto, si avrà circa un mese o poco meno di sosta per la Formula 1. Ovviamente poi sappiamo che in fabbrica le scuderie Non si fermano. non si fermano e lavorano sempre sugli sviluppi. Si ritornerà nella magica Spa-Francorchamps, dove ci sarà un attesissimo Gran Premio del Belgio, dove cercheremo, Ferrari e non solo, di portare a casa qualcosa di importante. Noi chiudiamo il video dicendovi appunto buone vacanze, ma soprattutto vi ricordiamo che l'autodromo di Monza riapre finalmente al pubblico, soltanto il 50% della capienza, per godersi ovviamente la Sprint Race Esatto. e il Gran Premio. Bene. Bene ragazzi, io sono Luis, Io Matteo. siamo Ferrari Formula 1 nel suo cuore e buone vacanze, ciao a tutti! Ciao ragazzuoli.